Vi narro una storia di realtà, una storia di comunità, una storia figlia della società. Uomini che camminano sempre dritto verso il nucleo di attrazione, per poi perdersi per la via, accecati da troppo bagliore emesso dai semidei e dalle macchine distruttive, manipolatrici di coscienze, innocenti, piegate alla loro volontà. Amore! Ma che cazzo vuoi? Bene. Vai fuori, vai fuori! Aspetta, che cazzo aspetta, vuoi? Aspetta, stai bene? Sì, sta bene, vai fuori, scusa. Dai! Che cazzo fai? Guarda che cazzo fai, vai fuori! Oh. Vai fuori, sta bene, oh. Vai fuori! Che cazzo fai, porca troia? Ehi, ehi! Sono in merda! Dai, spostiamoci da qua, dai amici! Adesso andiamo nel letto e poi dopo ci pensiamo, eh? Ci sei? Ci sei? Vuoi lavarti la faccia? Sì, laviamoci la faccia, vieni, vieni! Andiamo nel letto, ti sdrai, sì. E vaffanculo, la testa e tutto, ok? Sì, andiamo a letto. Così ti calmi. Andiamo, 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 vieni, vieni. Andiamo, andiamo. Vieni, vieni, vieni. No, siamo. Io sono, però ho paura di chiedermi un po' la stai tranquillo, ok? Ti rilassi. Puoi prendere un po' d'acqua, eh? È il primo corto della storia, lei. Amore! Oh!
qua un attimo. Oh, amore. Oh, vieni qua un attimo. Uno è andato, ora tocca a te. Cazzo. Porca troia, cazzo. Che hai? Chi era al telefono? Che cos'hai? Oh, che hai? Che cazzo fai? Che cazzo fai? Scemo, ma che cazzo fai? Via, fanculo! Ma che cazzo fai? Lo devo fare, lo devo fare, lo devo fare! Devo andare, scusa, devo andare. Io me ne vado. Ma dove io me ne cazzo vado? Vai? Vaffanculo, io me ne vado. Dove vai? Me ne devo andare. Ma non me ne devo andare. Cazzo, ma dove me cazzo, me cazzo devo vai? Me ne devo andare. Devo andare da mio zio. Dove vai? Da mio zio. Ma perché? Ma cosa è successo? Io devo andare da mio zio. Ma che cazzo fai? Stronzo! Farò il compito che mi hai assegnato. Mmm.
Eccola, la mia bimba, quanto mi piace. Hai visto, è potente lei. Uccide in un colpo. Basta che avvicini e bang! E lo uccidi così. La devi ammazzare. Cazzo, hai capito? Ho capito. Questa è potente come arma, va bene. È bella, io la do a te e uccidi. Ok, ok. Gli sparo. Vai. Avrei bisogno di parlarti, che ne dici se andiamo giù nel parcheggio? Poco perché dopo devo tornare a lavoro, però devo parlarti. Ok, va bene, vieni su. So già tutto, tu non ti devi preoccupare di niente, non devi fare assolutamente niente. Io penserò tutto, so già cosa fare e ho già tutto in mente. Andrò dalla ragazza, lei sarà preoccupata, il ragazzo è scappato e noi in quel momento, io gli chiederò cosa dovrà fare, gli chiederò dove dovrà andare e lì ti chiamerò. Tu dovrai aspettare solo la mia chiamata, non dovrai aspettare altro. La mia chiamata, da lì saprai cosa fare. Ok. Grazie.
Attenzione. 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 Attenzione ai risoluti mangia psiche animali che rapiscono ciò che trovano e vanno oltre, prendendosi le grida e i lamenti degli astraziati umani ormai invertebrati della periferia. Anime bucate di esseri oscuri, con occhi giallo fanale di auto scassata senza assicurazione in cerca di profeti. Nuovi cristi del nuovo millennio, che scendano in città a fare di noi uomini leggende sazie di vino e pane, capaci di entrare nelle donne e farle urlare senza fuggire da bollette infami e usurai urlanti di collera, capaci di avere tutto e dare tutto per pezzi di sorrisi qua e là, tra le genti innovazione per la periferia. Periferia, 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 angolo dimenticato da ogni dio e divinità per volere dei semidei occupatori del pianeta. Ultima lingua di terra controllata, assediata e più tormentata per l'essere abbandonata a se stessa nei pianti. Cazzo t'ha detto stavolta? Ma guarda, non hai capito, cioè è impazzito, cioè eravamo lì tutti insieme, ha preso, è andato di là nel bagno, ha iniziato a buttare la roba, mi ha detto io devo andare via, prendi la tua roba, andiamocene. Io ho detto, ma che cazzo stai facendo? Ma sei impazzito? Cioè, ha iniziato a sclerare così, io non ho parole, guarda, mi tremavano le mani, non sapevo cosa dirgli. Poi mi ha iniziato a dire, l'ultima cosa che mi ha detto, ma vaffanculo, sei uscito dalla porta. Sai cos'è? Ho capito che mi sono ritrovata con un tossico del cazzo. Ma quindi tu non sai dove è andato questo tossico del cazzo, no? Ma non so dove sia andato, tipo nella casa vuota lì da suo zio in campagna, ma cosa vuoi che me ne frega, ma se ne vado pure a fanculo. Ma sì, è un tossico, uno sfigato, cioè proprio, guarda, è proprio la feccia dell'umanità, non me ne frega assolutamente niente, ma l'hai visto, cioè, è un ridicolo, non mi interessa né dove sei andato né con chi sei andato, guarda, è la mia vita ora, sto meglio, sto molto meglio, guarda, te lo giuro, mi sono liberato, una liberazione, non ci credevo quando se n'era andato, fra un po' applaudivo, mi credi? È una testa di cazzo, non lo voglio più vedere, veramente. Guarda, quello sfigato. No, guarda, scusami, ma io adesso devo assolutamente andare. Ci risentiamo, devo andare, scusami.
E noi umani qua giù non vediamo pianeti soli ed esplosioni di gas, ma solo tagli sconnessi di furia delirante, di sogni infranti. Thank you.